Ciao ragazze, eccoci un nuovo video svuota la spesa, edizione speciale, super speciale perché ho uno svuota la spesa online, ho comprato, ho fatto un ordine online per la spesa, quindi vi dirò anche la mia esperienza per quanto riguarda la spesa online. Ho provato prima ad andare sul sito dell'Esselunga, ma è sempre pieno, tutti i carrelli sono pieni, non ci sono date disponibili fino a maggio tipo, quindi alla fine ho desistito come al solito, però io amo l'Esselunga perché lì ci sono tante cosine che negli altri supermercati non ci sono e non mi sembra il caso di andare con la macchina fino all'Esselunga per fare la spesa, quindi vado nel supermercato giù casa a fare la spesa, quindi ho provato a farlo online, ma non è stato possibile perché è sempre pieno. Voi fatemi sapere come fate sul sito a fare la spesa online sull'Esselunga. Lunga, io non ci riesco mai perché è sempre pieno, tutte le date sono sempre piene fino a maggio. Vabbè. Comunque, poi ho utilizzato l'app Supermercato 24, se non sbaglio si chiama, e lì ci sono vari supermercati da cui fare la spesa, tipo Lidl, Carrefour, Todì, La Coop, Auchan e vari. Nella mia zona io ho scelto il Carrefour e non mi è piaciuta molto come esperienza perché, a parte, vabbè, ci vogliono 2-3 giorni, quello è normale. Sono stati puntuali, devo dire la verità, per quanto riguarda il giorno e l'orario, ok? Però la cosa è che hanno portato cose mancanti, ok? Che sono state scalate dal prezzo, quindi ho pagato le cose effettive che mi sono arrivate, però io ad esempio avevo scelto le edamame, che sono quelle surgelate dell'Orogel che trovo solo o all'Esselunga o al Carrefour. E nulla, io quindi ho detto ok, ordino proprio dal Carrefour per prendere le edamame e poi per prendere altre cose. Invece alla fine è stato inutile, potevo magari fare la spesa online alla Lidl, alla Coop, all'Auchan e agli altri supermercati che c'erano, perché alla fine le edamame comunque non mi sono arrivate perché erano finite, vabbè. Poi avevo ordinato due confezioni d'acqua, cosa fondamentale, invece ne è arrivata soltanto una. Vabbè. Quindi comunque queste modifiche sono state, ecco, scalate dal prezzo finale, però alla fine ci sono rimasta male. E poi altra cosa, le zucchine pure mancano. La mia verdura preferita essenziale per me mancano, quindi vabbè. Quindi queste cose già vi dico che mancano, quindi non è stata una bella esperienza per me. Ora vediamo le altre cose come sono state arrivate incartate e insomma diamo il giudizio finale. Prima di tutto le patate, alla fine io, questo però è stato un errore mio perché non ho capito bene come fare per prendere un chilo di patate, alla fine ho preso soltanto 674 grammi di patate, quindi sono pochissime praticamente, invece ne prendo molte di più, prendo la bustona, però la bustona era finita, quindi ho dovuto prendere al chilo e vabbè, errore mio, ne ho preso così pochissime, vabbè mi toccherà andare da fruttivendolo perché le zucchine non me le hanno mandate, le patate sono 3 patate, quindi alla fine mi toccherà andare. Poi, cosa importantissima, che al Carrefour pure perciò ho scelto, a parte perché c'erano le edamame, anche per il sushi. Diciamo che io preferisco comunque il sushi di ristorante, non lo mangio tipo da gennaio, febbraio, da quando è successo il tutto, solo che mi è venuta la voglia, quindi vedendolo lì so che è un po' meglio rispetto agli altri supermercati di questo marchio qui, quindi ho preso però soltanto 2 confezioni, giusto per gradire un pochino, perché come dicevo non è buonissimo come quello di ristorante, però non è male. Comunque ho preso solo queste 2 confezioni, perché poi tra l'altro è pure super caro rispetto al normale, il sushi al Carrefour. Ho preso questi che sono i nigiri, e questi che sono i roll classici col salmone e l'avocado, insomma i miei preferiti. E poi in più ho preso questi che sono buonissimi, sono praticamente dei roll sempre al salmone e avocado, però sopra ci sono cipolline croccanti, quindi ho preso questi due giusto per gradire un po' di sushi quanto mi manca. Poi ho preso il tonno al naturale Rio Mare. Questo lo prendo sempre quando vado a fare la spesa perché soprattutto a pranzo faccio un pranzo veloce tipo riso col tonno. È buonissimo, veloce e facile e a me piace quello al naturale. Le uova, io in realtà avevo preso altre uova di un altro marchio, però mi hanno dato queste perché ho detto che c'erano solo queste qui. Ne sono 6 almeno quello, però sono di questo marchio qui sconosciuto. Altra delusione. Avevo messo delle cose in frigo, quindi ora vado un attimo in cucina a farvi vedere le cosine e poi continuiamo con la spesa. La bieta, i pomodorini ovviamente ci vogliono sempre in cucina, 2 filetti piccolissimi di salmone, vabbè, guardate che sono pure cari, vabbè, lasciamo stare, uno e due. Mi piace un sacco il salmone, i filetti di salmone freschi, li faccio al forno e sono buonissimi. Altre cosine che avevo già messo in frigo, avocado e questa che è tipo una tartare di salmone, sono di cupetti di salmone norvegese, sono veramente buonissimi.
Io li condisco con olio, salsa di soia, limone e pepe, diventa tipo una tartare di salmone buonissima. A volte ci metto anche dei pezzettini di avocado, ecco perché li ho presi. Li ho messo in frigo perché comunque fa abbastanza caldo a tenerle fuori, si scioglie il cioccolato. Queste gallette di mais ricoperte di cioccolato fondente, che oramai sapete a memoria, sono le mie preferite, praticamente le preferisco a quelle di riso, sono buonissime, super croccanti, sfiziose, mi piacciono un mondo. Le metto in frigo così diventano ancora più dure e croccanti. E poi degli yogurt, questi sono i preferiti di David al limone, e questi sempre dello stesso marchio, che sono senza grassi, li utilizzo praticamente per fare la salsina, lo yogurt oppure la salsa tonnata, mi piacciono molto, sono molto semplici e vanno benissimo per fare delle salsine salate. Questi sono quelli al limone, in più ho preso anche due di questi qui, di questi yogurt qui alla soia. Poi petto di pollo e spiedini di pollo e tacchino. Poi, rieccoci, ho preso, per quanto riguarda pizza e dolci, allora le farine già le avevo per fortuna, dalla settimana scorsa ne avevo comprato due pacchi, quindi ce n'è ancora, e ho preso lievito, anche perché sul sito non avevo visto la farina che piaceva a me. Ho preso questi qui, lievito pan degli angeli istantaneo per dolci, e poi ovviamente non c'era il lievito di birra, mi è rimasto solo un cubetto, quindi ne volevo prendere un altro po', ho preso questo, che praticamente è sempre un lievito di birra, però in polvere, ecco, per pizze e torte salate. Cioccolato fondente, perché non c'erano le gocce di cioccolato per fare i dolcini, muffin, e quindi ho preso questo qui e lo farò io a scaglie, diciamo, è tutto un accontentarsi questa spesa. La pasta, i fusilli integrali e le pennette integrali, questi sono i miei due formati di pasta preferiti, insomma. Riso, solo questo qui arborio, perché il basmati già l'avevo preso la settimana scorsa, ne ho ancora un po', quindi ho preso solo questo, che è più indicato per i risotti, invece quello basmati lo utilizzo quando mangio il pesce. Latte, questo David lo prende per colazione, un latte scremato senza lattosio, digeribile, senza grassi, super light. Poi io lo utilizzo anche magari quando faccio i dolci, le torte, i dolcini. Cotton fioc, mi erano finiti, ho preso la ricarica, tanto ho il contenitore già in bagno, quindi mi servivano solo alcuni per ricaricare finalmente, io li amo, i cotton fioc. Ho preso due pomodori pelati, ho preso del marchio Carrefour Bio, erano in offerta, quindi perché no? Questi li utilizzo ovviamente per la mia amata pizza. Sempre per quanto riguarda la pizza, ho preso anche questa, che è la mozzarellina light, eccola qui. Vedete che ha meno sale, meno grassi, è buonissima, la amo, la utilizzo o per la pasta al forno o per la pizza, per la margherita, buonissima. Ho preso la Coca Zero, due confezioni di due bottiglie belle grandi di Coca Zero, sono da 1,5 litri, sì. Noi siamo bughiotti di Coca Zero, soprattutto quando mangiamo la pizza, le patate, ci piace, quindi perché no? La spesa faccio tipo ogni 7-8 giorni. Quindi mi accontento di questo che ho, al massimo vado dal fruttivendolo a prendere qualche verdura. Ok, poi ho preso due confezioni di questi biscotti qui, perché come le damame, questi biscotti qui li trovo al Carrefour, all'Esteluna, a volte anche al Conto, però nel supermercato che ho giù casa non ci sono, quindi ne ho prese due, ho fatto scorta. Questi sono i miei amati biscotti frollini integrali con ricetta digestive, sono buonissimi, a parte sì, ok, sono light, leggeri, non hanno l'olio di palma eccetera, però a me piacciono proprio per il sapore, perché sembrano i biscotti digestive, quelli grandi che mangiavo alla piscina, e quindi li amo, nello yogurt li mangio, del latte per colazione, sono buonissimi. Poi ho preso il succo, ultimamente sto amando, la settimana scorsa quando David è andato al supermercato io gli avevo chiesto il succo di arancia, lui ha preso anche questo qui alla pera, sempre della yoga, e questi mi piacciono perché sono soltanto concentrati di frutta, c'è soltanto frutta, lui ha preso alla pera ed era buonissimo, quindi l'ho ripreso, veramente buono ragazze, mi piace, super dolce, buonissimo. E per finire, pezzine finali, ovviamente due di patatine. Ta-da, queste sono le nostre preferite. Con la Coca Zero, ok, il paradiso. Patatine e Coca-Cola, il mio paradiso. E poi per finire la Philadelphia, questa qui con yogurt alla greca, che è molto leggera, light, con yogurt alla greca che è buonissimo, oltre ad avere meno grassi rispetto alla Philadelphia normale, è veramente buonissima perché c'è all'interno anche lo yogurt greco. E io avevo preso la Philadelphia perché avevo intenzione di fare la cheesecake. Io la prendo a ridere perché alla fine è una spesa, non è nulla di
di grave, però insomma poteva andare meglio, ecco, non è stata una bellissima esperienza. Fatemi sapere invece voi qual è la vostra esperienza, se avete fatto spese online in questo periodo, insomma. Penso che non lo rifarò online la spesa. Spero che vi abbia fatto piacere, insomma, questo video svuota la spesa, un po' più diverso dal solito, tra virgolette, perché ho preso cose diverse e poi insomma non mi sono arrivate tante cose, insomma, un video svuota la spesa un po' lamentela, ecco. Spero che il video vi sia piaciuto, vi abbia intrattenuto, vi abbia fatto spuntare un sorriso e io vi mando un bacio grande.